12 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte tangenti e appalti truccati. Al centro dell'indagine, che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare per 12 tra imprenditori e manager, tra cui il dirigente dell'azienda Trasporti Milanesi Paolo Bellini, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane, mentre una persona agli arresti domiciliari, ci sarebbero 8 appalti da 150 milioni di euro, riguardanti tra l'altro i sistemi di segnalazione automatica della linea 2 della metropolitana milanese. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato e abuso d'ufficio. 30 le persone e 8 le società indagate. Tra gli arrestati anche manager di aziende che forniscono servizi all'ATM. Le indagini, spiega il procuratore di Milano Francesco Greco, hanno accertato l'esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare ad evidenza pubblica indette da ATM, gravitante attorno alla figura di Bellini, al quale in particolare verrebbero contestate dagli inquirenti presunte tangenti per 125.000 euro tra 2018 e 2019, numerose nell'ambito dell'inchiesta, le perquisizioni eseguite e in corso.